Signori miei, benvenuti su Amber Alert, altro short horror dove impersoniamo un agente di polizia che risponde ad una chiamata d'emergenza. Ora, ovviamente il gioco non è minimamente in italiano, ma chi se ne frega perché noi arriviamo sempre per ultimi. Ma bando alle ciance, non so quanto durerà, se durerà più di un video ovviamente ragazzi dovete lasciare il like, dovete dimostrare che vi interessa vedere il continuo. Ma soprattutto iniziamo e vediamo. Ah, così proprio. Ma è tipo la notte del giudizio questa, però roba. Mi ricorda molto la notte del giudizio qua. Oh no, sono pazzo. Oh, che brusca frenata. Chi è? Pausa. Oh Gesù Cristo. Credo che si spari comunque in questo. Bussano la porta? E chi sarà mai? Andiamo a vedere. È una bella cheat di Aldo Giovane Gioco. Sì, ho capito. L'ho capito che ti funzionano le nocche per sbattere su questa porta di merda. Marianne. Ma Marianne è morta, andiamo via. Piano. Marianne, I call the police now. Call the police. 911. La mia merda. Che? Tu! Tu! Ah! E tu me lo ci scappo! Non c'è un cazzo! Ma dai, ma sono già morto! Che sei proprio accanito, eh! Ah no, vabbè, non credo che. Cioè, devo crepare per forza, probabilmente. Amber Alert. Ok. Iniziamo proprio benissimo. No, ma poraccio sto gatto. È un gatto questo. Gattino morto. Pippino. Che brutta immagine. Ma dai, povero amico. Headphones recommended. Ok, ce li ho. Ce li ho e sono carichissimo. Super carico sono. Unità 13, mi ricevi? Unità 13. I was about to 10.42, non lo so, ma è parte nell'RD 17, non so cosa vuol dire, sono i codici della polizia. Abbiamo ricevuto una chiamata da 911. D'accordo, vabbè. Come rispondo alla chiamata? In strada verso St. David Street, ok. Eccoci, questo è il nostro eroe. Marco Columbro lo chiameremo. Non lo so perché, così. Oh, ma povero micio, ma porca miseria però! Io per scendere dalla macchina vado a controllare il micio, se sta bene. Non mi piace. I don't like it. I don't fucking like it. Oh Jesus. What? Abbiamo compagnia. Ah, è dagli occhi del killer. O dei killer. Okay. Dov'è il micio? Okay. Bella la visuale delle body cam della polizia così. Mi stanno facendo tutti così ultimamente. Pristine girl, non so. Vabbè, se voi non vi siete sbattuti a tradurlo, per noi poveri italiani non mi sbatterò di certo a tradurlo, che diavolo. Non va bene sta cosa, non va per niente bene. E questo è il micio, era qua. No, sembra un cacchio. Dove vado? Diavolo era. Flashlight. Oh bella la torcia che non fa luce, è qualcosa di male. Non fa luce. Non abbastanza però. E qua il micio. No, dov'era? Era lì. Dov'era? Ma quello è sangue? Questo è sangue come? Il micio. Pezzi di merda, pagherei. Lo faccio solo per il gatto. Ok. Che devo fare? Work as it should. Red key needed. Oh, Dio, Maria, guarda, non dico i giochi dove servono le chiavi. Bene, bene. Bene, bene. Allora, lasciamo la torcia attiva. Mi ha direzionato la telecamera verso qui. Quindi.
Mi piace, ti assicuro che non c'è audio, cioè c'è musica nel senso. Ok. Altra entrata? Vedremo. Abbiamo 15. Ah. Ok. Abbiamo 16 colpi su 25 di scorta. Oh, Gesù. Ah, 10,54 nella piscina. Non so che vuol dire 10,54. Non ho più pallida idea di cosa significa. Ok, funziona come dovrebbe, ma quelle scintille non è che mi piacciono tanto. Però sì, dai, funziona come dovrebbe. Dai, lasciamo così. Gesù, guardate questo qua. Dobbiamo trovare una certa Sara, quindi ok. Gesù! Ma che cazzo? Ma excuse me? Escucciami? Ma perché è successo? Oh, anche il cane l'ha ammazzato! Pezzi di cazzo! Blackout dovrei controllare box di fusibile, te lo controllo io il fusibile in testa. Stava fischiando fino a 2 secondi fa. Allora, non so se dovrei guardarmi attorno anche per i caricatori, ma credo di sì. Oh, Gesù, quelle manate non mi piacciono. Bene. Ok, si muove un po' troppo veloce la visuale. Vaffanculo, gatto di merda! Qualcuno clippi e la metta su TikTok. Vi do il permesso di fare ste robe. Ma gatto di merda! Spero di non averlo sparato. Non lo colpire, ma raga, che cazzo! Ok, devo stare attento all'audio. Giuro, alle volte. Sembra che non sia l'unico a camminare, ecco. Oh, c'è un cazzo di niente. Mi faccio pelle contro. Ok, qua è vuoto, non c'è nulla. Non vorrei che mi freghino, ma. Che vuoto. Che sto. Cioè, che poi dovrei controllare giù in realtà, perché ho detto dovrei controllare il box dei fusibili. Io come un coglione sono qua sopra. Vabbè, allora scendiamo di sotto e controlliamo il box dei fusibili, no? Adesso. Sembra che funzioni adesso, amici. Immagino, guarda. Oh, quanta luce, eh. Da un cazzo da prima, però. Che qua è allagato. Continuiamo a controllare di sopra. Ok, un paio di porte le abbiamo controllate. Qua non c'è un corno di nulla. Ok, manca una porta. Da quel rumore. Pezzo di merda! Caga! Ho rifatto il pelo, gli ho rifatto. Oh Gesù. Questa non è Sara, no? Ok, questo era quello che ci stavo guardando dalla finestra. Magico. Ma gigo. Che è questa roba? Chiave bianca. What? Che è questa roba? Perché è sta roba? Open safe, enter code. Che cazzo ne so del codice? Leave session, ci manca solo che vengano ad uccidermi. Allora. Oh, la. Enter. Aspetta. Ma non c'era il codice però della cassaforte. Non lo so qual è. Devo fare molta attenzione. Basta che sentiamo comunque sguainare il coltello e. Gli spariamo, what? Non credo ci sia il checkpoint comunque. Pezzo di stronzetto. Che
Cazzo. Devo stare attento però con le munizioni, ma... Bastardello voleva sprintare. Sprinta nel culo della zia adesso. Ok, ne ho steccato tre. What? Ok, allora. Avremo le chiavi della porta bianca. Mi ricordo, in fondo c'era la rossa. Devo ascoltare bene i suoni. Cazzo di cazzo. È una trappola. Madonna mia. Come ti senti adesso, pirla? Non portare mai un coltello. Uno scontro armato. Ti sei fatto nuovi amici. Ok. Per ora sono agonizzando a terra con qualche foro in più. Portane altri, non c'è problema. Ok, comunque allora. Porta bianca. Decisamente non è bianca questa porta. Ok. Non si può passare decisamente questo. Sembra che sta funzionando adesso. Perfetto, manco lo sapevo. Giusta. Oh, vedi, vedi qua. Ma sono paranoico. Sento lui che cammina. Ma è come se sentissi altri stronzi. Ok, con calma. With mucho calma. Ancora non ho trovato un mezzo caricatore. Potrebbe essere un problema. E già la trovo stasera. Ok, oddio. Fare attenzione, raga. Sono paranoico! Vorrei esplorare e guardare le cose con calma, ma... È accesa, poi è accesa. Probabilmente mi viene il vomito a vedere la visuale che si muove così veloce, raga, ma... Aspettate. Ok, ho abbassato un po' la sensibilità. Se no, sboccate voi, sbocco anch'io, se no voi. Ci diamo il 5 sboccando. Però... C'è un cazzo da fare. Perché qua è libero. Gesù! Pirla! Ok. Ah! Merdone! Ma... Ho chiave verde, what? Ok. Se in tutto questo, come mi difendo poi se ho finito i colpi? La faccio... La puttana di vostra madre. È sfondata sotto, vero? Qualcuno ha sfondato. Aspetta che mi controllo il culo. No! Bello che non spreco colpi con sta roba. Cioè, è nel corpo a corpo così? Non spreco colpi. Fantastico. Ma in tutto c'è il caricatore! Come li ottengo, scusate? Cioè, non è che li sto saltando. Se non credo. No power, ma l'avevo attaccata prima. Ma vaffanculo, va. Faccio vedere io, no power. Ok. Ma che cazzo però. Ok, abbiamo la chiave della porta verde. Va bene, lo accetto, ma non ho più colpi però. Come faccio? Carai, se solo potessi prendere un coltello. Ma com'è possibile non avere manco un caricatore? Non si mette bene per me. Questa porta che è verde? Verde. Quale verde? 15 colpi.
15 fucking colpi, raga. Aspetta, controllo il fusibile qua. Oh, adesso funziona. Mi potete fregare, ma. Stronzi! Ok, ascoltiamo bene i suoni. Ok, allora. Con molta calma, guardiamoci attorno. Con molta calma, sposto il mouse, faccio un 360 doppio. E calma, calma. Minchia, lo sapevo! Lo sapevo! Stavolta l'ho usato il colpo. Ma raga, ma l'ho usato o no il colpo? Secondo me no, cioè, no, no, vedi, adesso non l'ho usato. What? Lo scappo, va. Ok. Wow, è come se non fosse acceso la luce. Vabbè. Oh merda. Signora, sta bene? Porco Giuda ballerina, non ho più colpi. Non ho più colpi, raga. Non, non, non. Magico! Il mio primo caricatore! Quanti cazzo andavo a ammazzare qua di sti stronzi, ma non scherziamo. Cioè, ma scherzi. Chissà quanti ne ho mancato di caricatori, ma non scherziamo. Vabbè. Io sto guardando. Oddio, che posso. Comunque ho preso una chiave, non mi ricordo qual è. La chiave della porta rossa, boh. Non ricordo mica qual era. Ma che cazzo? Posso fare stock di munizione? Me lo dici così? Ma me lo dici così? Allora, ma mambo proprio. Mambo! Cos'è quel rumore? Ah, è tipo come se fosse a tempo. Merda. Chi avevo preso? Vabbè, adesso è per esclusione, raga. Questa cosa. Ma cosa sono venuto prima? Oh no. Oh no. Sì, no, sì, no, boh. No. Sono tutti uguali, sta cazzo di casa americane. Cosa fare io? Sono tutti uguali queste case americane. Insomma, che tipo. Dopo un tot l'energia salta. Quindi devo fare in fretta, tipo controllare. Quello che devo prendere è via. Ah, porta rossa. Aspetta, finiamo di controllare però. Madonna mia, signora. Porta rossa qui. È chiuso. Ah! Andati? Sì! Si imparate, bastard. Partita un'altra roba, vabbè, vaffanculo. Oh, minchia che. Sto sudando, raga. Faccio vedere, mica avessi avuto un bazooka. No, vabbè, dai. Però un fucile a pompa per vederli volare all'inizio. Sto pensando ancora più bello. Coglione. Madonna, raga. Minchia. È un uco. Ma questa Sarem è così importante da. Acceso.
Vorrei rischiare così tanto la vita. Beh, bomba secondo me l'hanno fatta fuori. Oddio, porta nera. Ti ho fatto cagare! Non che preso! Oh madonna, ma stava stuprando! 492, what? Che è 492? Sentite? Coglione. Riprova. Pirla. Ok, 492. Io ricordo solo un codice, cioè solo nel PC che c'è scritto che si poteva inserire un codice. Tra quello, boh. Ok. Proviamo. Una volta che metto un muso fuori, sbuca. Ok, potrei portarti dietro tutti i caricatori possibili. Allora, fatemi pensare, io sono arrivato prima da lì, no? La prima porta che avevo guardato mi sa che era questa, no? No, era qua. Le urla e in fondo. E su mettevo il codice, allora, 492, perché è l'unico PC dove c'è scritto inserisci il codice. Una roba del genere. Coglione. Hai finito di campare, zio. Vuol dire che sono alla zona giusta. Ok, lassù. Qua era. Coglione. Chiudi la porta. Ok. Così. Ok, giusto. Safe opened. Ok. Ma... Ah, ecco, allora ci avevo visto giusto. Garage remote. What? Cazzata. Ti sei spawnato lì, non è possibile. Dove sei sbucato? Dal caminetto? Garage remote, ma per cosa? Madonna. Sto perdendo chili mentre registro la serie perché sto sudando in casino. Ma vedi anche. Questo è da drenare. Coglione. Tanto dobbiamo scendere anche di sotto. Ma che cazzo, quanti ne arrivano, mo? Fatemi fare il pieno di munizioni, poi posso spararvi un altro po'. Ecco. Madonna, 9 colpi. Remote control. Chissà per quale di questi garage è. Sembra di averli controllati tutti. Cioè, almeno credo. Questo? Quali? Aspetta, c'era in effetti una. Una che era chi... non chiusa, ma. Ecco, sarà questo? Oddio. Pronto. Okay. Non so cosa cerchi, non me ne frega un cazzo. C'è una porta. What? Oddio, che impressione, come hai fatto? Oh! Ce l'ho! Cazzo, non si vedeva. Ok. Strada libera.
questo rumore. Ma scaggiù, è sparito l'audio. Tutto incubo, raga. Madonna, l'avranno seccata sicuro. Ok. Stanza di bambina, sono questa. Cosa mi dice che sono arrivato in ritardo? Madonna mia. Questo gioco è too much. Molto disturbante. Me ne do atto proprio il coraggio. Cazzo. Meglio. Cosa mi dice che... Fuse is missing, ok? Madonna, quanti livelli sono? Ok. Aspettate, mi sposto di qua prima. Oddio. Prima li sentivo arrivare perché sentivo il rumore dei passi nel prato, no? Vedremo se adesso li sentirò arrivare. Gesù. Madonna, ma mi è spawnato davanti? Non è giusto così, eh. Cioè, non so se crepo. Abbiamo trovato io l'energia. Cioè, non vorrei, capito, crepare. Magari rifai tutto da capo perché nel menu vedevo sulla destra che c'era tipo come se la gente, cioè come se ti desse i punti più lontano arrivi, ecco, non voglio arrivare alla situazione, cioè io lo voglio finire. Tutto in una tirata l'ideale! Oh! Cioè, da dove? Da dove? Da dove è sbucato? Un cagato. Cazzo. Dice che serve energia, ok? Come gliela do sta cazzo? Ah, ecco! C'è il fusibile. Questa è la piazza di su. Ricordo che c'è scritto fusibile manca. Ok. Tiriamo le scale. Sono anche le munizioni. Guardate. Ok, no, non c'è nessuno. Ok. Ma adesso c'è l'energia o no? Credo di sì. No! Ma stai scherzando? Sono morto! Ci ho fatto il game restart! No, da capo non lo faccio! No, vabbè, raga! Ho esitato! Ho esitato! Pensavo che ce l'avessi dietro, tipo! No, vabbè! Sto male! Cioè! Sto male! Sto male, raga! Raga, sto male! Non lo rifaccio, però! Cioè, non mi fate rifarlo, dai! Dai, 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 dai! Oh, ma non c'è di che! Va bene. Sicuramente ne arriveranno a frotte, ve lo dico io. E c'è l'uscita lì. Ecco. Carogne! Cioè, l'ho ripetuta tre volte l'ho ripetuta sta roba. Questa è la terza volta, perché entrambe le due volte non riuscivo a seccare lo stronzo. Assurdo. Devo fare una ricarica di munizioni, decisamente. Gesù.
Aspetta. No, non mi faccio trovare impreparato. Potrebbero arrivarne molti, come potrebbero arrivarne pochi, però meglio avere le munizioni. Allora, dobbiamo uscire da qua. Sì, mi sa che si può solo di qui. Sì. E usciamo dal seminterrato. Ci colleghiamo alla casa di sopra. Divieni, donna. Che poi non me la sembra una ragazzina. Pensavo fosse proprio una ragazzina, ma. Sembra una. Sembra adulta. Oh Gesù! Madonna. I geni questi qua, eh? Hanno tanti cromosomi. Oh Gesù! Cazzo di merda, io ho fatto bene a fare la ricarica di munizioni. Ok, non c'è nessuno. Let's go, let's go, let's go. Let's go, ski. Oh mio Dio, finalmente. Estratto in 748 secondi, eh. Minchia. Diavolo, estratto. Ma quello siamo noi? E siamo una ragazzina. What? No! E finalmente l'hanno seccato, eh! Ma che cazzo! Ci vediamo alla parte 2! Ah, ci sarà una parte 2! Beh, non male, dai, non male. Non mi è dispiaciuto per niente, comunque, raga, vi dirò. Non è stato per niente male. Picchia. Mi ha spaventato, in tutto il gioco mi ha spaventato più il gatto quasi quasi, quel gatto in cima alle scale, che questi cretini, però era carino, dai. Non mi è dispiaciuto, spero che anche a voi ragazzi non sia dispiaciuto. Noi ci vediamo magari con altre serie ovviamente, non so cosa vi porterò, però sapete, sono sempre pieno di come si suol dire, di sorprese per voi. Quindi ci vediamo ragazzi alla prossima serie, grazie a tutti per il supportone.